está con los invitados en Mario. Buonasera a tutti.
Noi siamo veramente felici ed orgogliosi di essere qui anche quest'anno per passare insieme a voi un pomeriggio in allegria, scambiandoci gli auguri per le prossime e imminenti feste di Natale. Non c'è nulla di più bello, penso, più divertente, più energizzante che essere in tanti e tutti insieme nel piacere di fare musica, utilizzando lo strumento musicale che in qualsiasi momento è a nostra disposizione, la voce. Il nostro coro della scuola è un esempio di quanto è stato appena detto. I nostri coristi sono pieni di entusiasmo, si sono preparati con cura e ora vogliono divertirsi insieme a voi facendovi anche cantare, dimostrando che sono stati in grado di imparare anche le canzoni di una generazione un po' più lontana dalla loro. Il nostro è un repertorio ricco e oggi vi faremo ascoltare alcuni brani significativi. Si può cambiare il mondo su altre musica secondo voi? Certo che sì, basta seguire il ritmo della danza di Rosinka e dare inizio a una danza che contagia tutti con la sua allegria. Ma abbiamo anche riflettuto sull'importanza di avere il diritto di sognare. Così, con l'incanto che faranno dopo, ti regalerò un sogno, noi vogliamo regalare sogni a chi sogni oggi non ne ha più. Perché come sentiremo da un altro brano, o è Natale tutti i giorni, o non è Natale mai. Buon divertimento a tutti. Grazie. Un applauso anche per tutti gli insegnanti del cuore elementare. Allora, il pomeriggio, la manifestazione inizia con il primo pezzo che è il mio canto libero, cantato in duetto dalla maestra Jessica, che ha preparato sapientemente i vostri ragazzi per questo pomeriggio, e da Andrea Compagnoni, il presidente della Banda Santa Cecilia, che canteranno in produzione loro. Poi sentirete il coro assieme ai due rappresentanti, i vostri ragazzi che coloreranno in modo stupendo questa canzone, che è una delle più belle canzoni degli anni 60. Facciamo un bel applauso di incoraggiamento soprattutto per i nostri ragazzi. Mi raccomando, fuori la voce, eh? Ah, prima di cominciare, aspetta, volevo dire che abbiamo strappato una promessa, eh? Avete sentito giù dal palco come erano silenziosi i nostri ragazzi? Li abbiamo un po' incantati, li abbiamo detto che si stavano fradici dal parco. Voi genitori gli avreste fatto un regalino in più per Natale, per cui li dovete mantenere questa promessa. Y no
Jessica. Jessica. Allora, bene, abbiamo scaldato la voce dei vostri ragazzi, adesso hanno imparato anche a tirare fuori tutto il fiato, mi raccomando, perché adesso se volete i regali dovete tirare fuori tutto il vostro entusiasmo, prima dovevate stare zitti, adesso invece dovete essere belli grandi. La prossima canzone che vi presentano è sempre tratta da un grande artista degli anni 60, Lucio Battisti, e Acqua Azzurra, mi raccomando, cantatela anche voi, vogliamo sentire la vostra voce. Suonato da Franco Vignali, facciamo un applauso a Zaccheo.
il pezzo, ripetate. E ancora qua. Va bene. Un applauso di incoraggiamento. Bravissimo. Tanto seguite anche ordinate dalla maestra Jessica Fraga, che tutta lunedì vuoi dire quelle parole anche. Viene da Martigliana, tutte le settimane in apparizione con i vostri ragazzi. Mi sembra anche con il contributo dell'Associazione Amici di Gemma, che aderisce al progetto del coro delle scuole elementari. Oltre che cantare, come avete sentito dalle vostre insegnanti, è un momento di coesione tra i vostri ragazzi, e questa è l'espressione di tutto il lavoro fatto in questi primi 6 mesi. Ecco a voi le vostre 2 ragazze con Bianco Natale.